coniugare il diritto alla tutela della salute dei siciliani e al tempo stesso evitare di creare danno al sistema economico della nostra isola. E questa è la filosofia alla quale è improntata la mia ultima ordinanza, emessa sentito il Ministro per la Salute, d'accordo con l'Assessore regionale per la Salute, Avvocato Razza, e soprattutto dopo aver preso atto della verbale del Comitato Tecnico Scientifico che ci richiama alla responsabilità e soprattutto all'attenzione per il diffondersi del virus negli ultimi giorni nella nostra isola. Dire che siamo in una condizione di particolare emergenza, come purtroppo lo sono altre regioni del sud e soprattutto del nord, sarebbe sbagliato, ma dire che stiamo tranquilli sarebbe altrettanto sbagliato. Siamo in una condizione che impone a ciascuno di noi di fare la propria parte. Vedrete che l'ordinanza è abbastanza elastica, ma al tempo stesso segue la linea della fermezza e del rigore. Se ognuno farà la propria parte, se ognuno farà il proprio dovere, potremo evitare di ricorrere ad altre misure. Misure che non saranno dettate dalla volontà della politica. La politica arriverà dopo, il governo arriverà dopo. Sono i numeri del contagio, dei positivi e dei ricoverati in terapia intensiva che decideranno quali saranno le misure dei prossimi giorni e delle prossime settimane, non soltanto in Sicilia, ma anche e soprattutto, vorrei dire, a livello nazionale. Ecco, noi stiamo monitorando la situazione giorno dopo giorno. La comunità siciliana deve stare certa che il governo farà, come ha fatto finora, tutto quello che sarà necessario fare, innanzitutto per tutelare la salute e poi per evitare che si debba determinare la paralisi completa che abbiamo tristemente conosciuto nei mesi di marzo, di aprile e di maggio. Restiamo uniti, evitiamo le polemiche, siamo in guerra e quando si è in guerra bisogna avere necessariamente lo spirito di sacrificio per rinunciare a qualcosa. Penso agli imprenditori che ancora hanno le ferite sanguinanti per quello che hanno dovuto superare nei mesi passati. Penso alle famiglie che erano povere e che sono diventate sempre più povere. Penso alla gente dal carattere fragile che sembra essere in preda alla disperazione, ad un costante e ormai incontenibile stato d'ansia. Penso alle fasce più deboli, ai fragili, agli anziani, penso alle famiglie che hanno perso un loro caro, siamo quasi a 400 in Sicilia. Ecco, io vi sono vicino, vi è vicino il governo regionale, vi è vicino il sistema sanitario regionale, con i limiti che ci portiamo dietro, ma anche con tanta buona volontà per poter recuperare le cose che non sono state possibili e per fare tutto quello che è necessario fare nella nostra disponibilità. Abbiamo acquistato tamponi, abbiamo mobilitato migliaia di operatori sanitari, stiamo ampliando il numero dei posti letto nei nostri ospedali, compresi quelli per la terapia intensiva, e speriamo di non averne bisogno. Insomma, abbiamo il dovere di guardare ai prossimi giorni, alle prossime settimane, con uno stato d'animo non di ansia, ma improntato alla speranza, pur nella necessaria prudenza e cautela, perché da questa nostra condotta individuale e collettiva dipenderà essenzialmente il diffondersi del virus. Guardiamo avanti con fiducia, quindi, e siamo ossequiosi delle norme che sono state concordate tenendo conto del cuore e della ragione.
Thank you.